Con un anno di anticipo rispetto alle previsioni, il ministro alle infrastrutture Altero Matteoli e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi hanno inaugurato la nuova barriera autostradale realizzata a Rosignano dalla SAT, la società Autostrade Tirrenica, con la nuova connessione diretta senza rampe di svincolo fra l'Aurelia e la A12, che rappresenta un chilometro cruciale per lo snellimento del traffico super congestionato dei mesi estivi. Abbiamo tentato di concentrare il tutto entro il mese di giugno, per non allungare i tempi e quindi non allungare i periodi interessati alle formazioni di coda. Io conto molto anche sulla collaborazione degli utenti. Costo della nuova barriera della viabilità accessoria 50 milioni di euro. In pratica il primo intervento per il completamento della Tirrenica. 206 chilometri fra Rosignano e Civitavecchia che la SAT si è impegnata a costruire entro il 2017 con un investimento di 2 miliardi di euro. Questi mesi vanno utilizzati bene per arrivare rapidamente alla decisione del tracciato definitivo, all'appalto dell'opera e al suo completamento. La Tirrenica è un grande asse di collegamento nord-sud e questo vorrebbe dire mettere questi territori sui grandi flussi economici che collegano l'Europa, l'Italia al resto dell'Europa. E noi siamo convinti che dopo tante parole questa volta vada fatta davvero, presto e bene, e che questo è il momento in cui tutti devono sentire un senso di responsabilità forte.